cito, ma c'è Mattia Scattabarozzi, lavoriamo in Calera, io mi occupo di product management e Mattia si occupa della parte di sviluppo del gateway di comunicazione con gli operatori telefonici. Chi è Calera? Fate voi. Molto probabilmente lo facciamo noi, quasi sicuramente, quindi non lo sapete ma ci conoscete. Infatti Calera nasce nel 99 a Milano come BPT, proprio con lo scopo di semplificare il dialogo fra gli istituti finanziari e gli operatori di telefonia mobile. Negli anni acquisisce una quota importante del mercato, diventa leader di mercato e, grazie anche all'acquisizione del titolo di OLO, che sta per Other License Operator. Il percorso procede con la voglia di internazionalizzazione e quindi nel 2016 c'è l'acquisizione di un'azienda indiana, Solutions Infini, che si occupa sempre di comunicazione cloud-based. E poi nel 2018 un'altra acquisizione di un'azienda americana, Mobile, sempre nel settore, e il rebranding, quindi tutte le aziende del gruppo finiscono sotto il nome di Calera. Questa storia per raccontarvi come mai siamo diventati internazionali, siamo diventati grandi, questo ci ha portato ad entrare nel crash program di WhatsApp for Business API, come unica azienda italiana di 25 ammesse al programma. E dopo l'acquisizione dei primi clienti del Crash Program siamo diventati anche business partner certificati di Facebook. Perché WhatsApp è importante? Perché è importante per la sua diffusione. Come potete vedere copre praticamente quasi tutto il mondo. In molti stati è il canale più utilizzato per comunicare e in molti altri è secondario, quindi comunque è molto importante. Pensate che in Italia WhatsApp ha una penetrazione pari al 105%, perché noi italiani abbiamo più molto di un numero di telefono. Molte aziende a entrare immediatamente su WhatsApp for Business. Voi sapete che già da qualche anno è stato lanciato il client per il business ed è un client che si presta benissimo alle comunicazioni però person to person, perché l'azienda installa il client e dialoga, c'è una persona che dialoga col cliente finale. È molto importante perché consente alle aziende di dialogare direttamente con i loro clienti quando il cliente ha bisogno di un'informazione e sul canale preferito dal cliente, un canale che per il cliente è veramente essenziale. Cioè in pratica c'è un altro client, sono due client, WhatsApp for Business e quello... un client separato. Ma il cliente non si deve scaricare WhatsApp. Il cliente WhatsApp. Ha il suo normale. E quella è l'azienda si deve usare. L'applicazione separato. In questo modo l'azienda può certificarsi come business partner, quindi ha certificato, mettere tutte le informazioni, poi ha un messaggio di risposta automatico quando
medie e grandi aziende questo non va bene. E quindi qual è il passaggio successivo? Il passaggio successivo è proprio l'introduzione delle API, che finalmente quest'anno sono state aperte a un gruppo ancora ristretto di aziende. Facebook punta molto su aziende come la nostra, dove, che possono comunque introdurlo su clienti di grosse dimensioni. Quindi WhatsApp for Business API si presta benissimo all'application to person. Lascio a Mattia raccontarvi quali sono i vincoli e quali sono le... Sì, vi do due informazioni un pochino più tecniche riguardo alla nostra esperienza con Business API. Noi appunto abbiamo potuto utilizzare queste API perché parte del programma di WhatsApp, e per il motivo fondamentale che noi siamo già un gateway di messaggistica, noi già mandiamo notifiche, che siano SMS o che siano push notification o che siano anche notifiche su altri canali o bot. E quindi abbiamo avuto questa opportunità. Cosa bisogna fare per utilizzare le API di WhatsApp? Allora, innanzitutto quello che occorre avere è un account Facebook Business, in cui poi è possibile aggiungere un account WhatsApp for Business. E, una volta quindi creato un account WhatsApp for Business con l'approvazione ovviamente di WhatsApp in questa fase, è possibile scegliere un numero di telefono, una SIM, una qualunque SIM che non abbia mai avuto WhatsApp installato, e registrarla vuol dire aggiungerla all'insieme di numeri di telefono legati al proprio account WhatsApp. A quel punto la parte, diciamo, di più amministrativa è terminata e si apre la parte tecnica. Dal punto di vista tecnico, l'installazione di WhatsApp Business è estremamente semplice, perché WhatsApp fornisce essenzialmente un'installazione basata su Docker, su dei container Docker. Per ciascuna numerazione vengono installati tre container distinti, uno che contiene il database con dentro tutte le informazioni di profilo e le informazioni relative ai messaggi in transito nella piattaforma, un container che contiene il core dell'applicazione, che è il core responsabile dell'invio fisico dei messaggi verso i server di WhatsApp, e un terzo invece container che contiene la parte web, cioè è il container che si occupa di esporre un set di API che poi lo sviluppatore può utilizzare all'interno delle sue applicazioni. Una volta quindi installato Docker, che può essere installato sia in-house, quindi su una installazione esterna, su proprie macchine, oppure viene fornita anche la possibilità di installarlo su in cloud, ad esempio su AWS. Addirittura WhatsApp dà già la possibilità di installare questi container in diverse configurazioni già predisposte per la produzione, ovvero con possibilità di avere ridondanza tra i nodi, oppure addirittura una possibilità di avere sia la ridondanza. Quindi la ridondanza significa che tu hai due nodi, o hai n nodi, e uno solo è quello incaricato dell'invio dei messaggi, ma c'è anche la possibilità di avere una configurazione che è definita multi-connect, dove più nodi possono inviare messaggi. Nel caso in cui il traffico diventa elevato, è possibile quindi scalare in questa maniera l'applicazione. Cosa si può fare con WhatsApp una volta installato tutto questo armamentario? Quello che si può fare è inviare notifiche, e sono state previste da WhatsApp due tipi di notifiche. La prima è una notifica, diciamo, push, ovvero l'utente non ha fatto nulla, io azienda lo contatto mediante una notifica push.
Qui è presente una limitazione, nel senso che WhatsApp dà la possibilità di effettuare notifiche push solamente utilizzando dei template che devono essere approvati da WhatsApp prima dell'utilizzo. La cosa simpatica di questi template è che poi possono essere definiti già multilingua e automaticamente il messaggio viene consegnato sul device nella lingua del device. Quindi io vado a scrivere il mio messaggio, vado a preparare il mio messaggio di benvenuto nelle lingue e sono sicuro che succede sul device della persona che voglio raggiungere verrà visualizzato nella maniera corretta. Questa operazione di registrazione sia diciamo, dell'account prima e del template poi è un'operazione diciamo, ancora manuale, quindi da questo punto di vista, dal mio punto di vista che sono dall'altra parte della barricata c'è ancora da lavorare, nel senso che tutte le volte che devo aggiungere un template devo andare sulla piattaforma manualmente, aggiungere, aspettare l'approvazione. I contenuti che si possono inviare oltre ai testi sono contenuti multimediali come immagini in diversi formati, file audio oppure documenti come ad esempio PDF o forse anche doc, ma non sono sicuro, credo, non so dove. E ovviamente il canale è bidirezionale, quindi è anche possibile ricevere dall'utente contenuti multimediali con un certo limite. Un contenuto multimediale può arrivare attorno ai 60, il limite di 64 megabyte, quindi diciamo Una roba grossa. è già una roba abbastanza grossa. Non sono assolutamente permesse chiamate vocali né invio di file. I video non sono ancora stati, diciamo, esattamente. Per il resto, diciamo che la comunicazione funziona come una normale comunicazione tra device. Tutto viene incriptato nel protocollo già utilizzato da WhatsApp nella comunicazione tra telefoni cellulari. Praticamente questi container Docker simulano un apparato, sì, un Un device. telefono. Anche link, se io posto Puoi mandare anche il e viene convertito il link, c'è già la preview, esatto, sì, viene mostrata la preview. lo controllano anche quello se nel template c'è un link. Allora, i template devono essere utilizzati per i messaggistica push, cioè quando l'utente non ti dice nulla, tu sei obbligato a usare il template. Se invece l'utente ti contatta, quindi ti invia un messaggio, invia un MO, come se fosse cosa telefonica, un MO, allora a quel punto WhatsApp ti permette di rispondere a testo libero e quindi anche con il link per un periodo di tempo pari a 24 ore dall'ultimo messaggio dell'utente. Perché loro hanno pensato, diciamo, inizialmente hanno pensato all'utilizzo della piattaforma come strumento essenzialmente di customer care. Però una volta che l'utente inizia la conversazione, poi si può proseguire ed è lì che poi entra in gioco la possibilità di sviluppare chatbot che fanno uso di questa piattaforma. Aggiungo che al momento non è possibile utilizzare il canale per fare marketing e promotional. Proprio loro controllano questa cosa con l'utilizzo dei template. Certo che sul testo libero si può giocare un po' di più, però non si può pushare il cliente con delle promotion. Questo è un limite. Perché WhatsApp, Facebook vuole rendere WhatsApp un canale rilevante per il cliente finale. E come lo vuol fare? Lo vuol fare creando degli use case di valore. Infatti Facebook approva tutti gli use case. Quando attiva un nuovo cliente richiede di avere visibilità dello use case e dà l'approvazione o meno. Qui vi ho messo qualche Adesso esempio. stanno attenti. Un po' tardi. Eh sì. Infatti vi racconto questa cosa a latere. In America non c'è nessun problema.
in Italia, in Europa, è necessario fare l'opt-in, quindi il cliente deve esplicitamente approvare l'utilizzo del canale del software su una pagina esterna, quindi non su WhatsApp se lo vuole usare, quindi ci deve essere una pagina dove il cliente fa l'opt-in esplicito. E dove è visibile l'ID di WhatsApp, quindi l'icona di WhatsApp, deve essere ben chiaro. Quindi vi racconto brevemente qualche use case, compagnie aeree, quindi conferma della prenotazione del posto, boarding pass, cambio del gate, informazioni di questo tipo, e-commerce, conferma dell'acquisto, il tracking delle merci, le banche, magari ve le racconto meglio nella slide successiva, e poi iscrizioni a corsi. Ci siamo concentrati sullo use case bancario finanziario perché chiaramente è il nostro settore e in questo caso WhatsApp può essere utilizzato per molti use case, quindi un alert, un warning sull'utilizzo della carta, sul pagamento, sul movimento come l'SMS o la push notification che vi chiedevo prima. Fare una richiesta, qual è il mio saldo, quali sono i limiti della mia carta, per esempio. Se devo aprire un conto corrente, tutte le operazioni di onboarding che ci sono all'inizio, attualmente vengono fatte da tante app, però un non cliente che deve aprire un conto magari non ha voglia di installarsi un'app dedicata della banca prima di vedere come funziona. Quindi questo canale si presta molto bene. Il dialogo con il customer care, fondamentale, e questo canale che si presta benissimo ed è proprio un use case spinto molto da Facebook, e la risoluzione dei problemi urgenti. Devo bloccare la carta, cosa faccio? Tipicamente devo andare a cercare il numero di telefono, e invece su questo canale, se ce l'ho già lì, blocco carta, riconoscimento, e istantaneamente la blocco. Quindi WhatsApp apre il focus su delle esigenze molto forti, quelle di avere un assistente virtuale sempre a disposizione e che sappia rispondermi alle mie esigenze. Poterlo fare su uno strumento che conosco bene, che mi è familiare. Avere la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e avere l'accesso alle informazioni per me rilevanti quando mi servono. Adesso però il rischio è questo: instant messaging veramente dipende. Cosa mettiamo dietro WhatsApp? Se noi mettiamo un customer care, mettiamo delle persone, degli operatori a rispondere, riusciamo a dimensionarlo correttamente? L'idea sempre avanti. Sì, sempre. Forse alla fine un po'. L'idea che abbiamo avuto è in questo per il nostro lavoro con WhatsApp Business API, la realizzazione di un chatbot front-end. Ci sono alcuni, qui si possono vedere in questa slide alcuni
esempi del suo utilizzo, che praticamente non è nient'altro che un test, un chatbot testuale, dove l'utente può andare a chiedere alla banca varie cose, varie necessità. Noi in questo caso ci siamo concentrati sulle carte di credito e quindi abbiamo, diciamo, studiato un po' i processi dietro l'utilizzo delle carte di credito, e quindi all'interno del nostro chatbot, diciamo, abbiamo inserito tutte quelle richieste, tutte quelle operazioni che l'utente, diciamo, medio può voler fare rapidamente con la propria banca. Un POC questo? Sì, un POC. E queste operazioni sono ad esempio la richiesta dei movimenti tutti nella carta, oppure la richiesta del saldo, oppure andare a bloccare la propria carta di credito, oppure la ricezione, esatto, dell'estratto conto, ad esempio con il documento PDF. Tutte operazioni che mediante il canale WhatsApp diventano estremamente rapide. Ovviamente, diciamo, un punto fondamentale sul quale noi che gestiamo il traffico bancario ci siamo subito dovuti confrontare è l'autenticazione, che ovviamente è il problema più sentito dalle istituzioni bancarie. E ci siamo posti, quindi abbiamo pensato a varie possibilità per la realizzazione di questa login, e diciamo che stiamo facendo un po' di esperimenti e studi nel campo della biometrica. Anche perché nell'ultima versione di WhatsApp per iOS di febbraio abbiamo visto che già WhatsApp fornisce la possibilità di bloccare sia l'applicazione sia alcune chat, mediante l'utilizzo della biometrica, mediante l'utilizzo già del corpo digitale oppure del Face ID. Allora, sicuramente, diciamo, il prossimo passo che noi ci aspettiamo dalle WhatsApp API è la possibilità di utilizzare tutti questi strumenti per fornire sul canale WhatsApp bancario una login più sicura. Nel frattempo però non abbiamo abbandonato assolutamente la biometrica, e quello che ci chiediamo è se è possibile utilizzare la voce come soluzione. Nella nostra, diciamo, visione del chatbot, questo qui, ovviamente noi abbiamo il nostro gateway, che praticamente il nostro WhatsApp gateway, che è un'applicazione che si affianca al nostro gateway SMS, al nostro gateway push notification, e che parla ovviamente con quel server Facebook, WhatsApp, per l'invio dei messaggi. Quindi ovviamente noi già possiamo fare messaggi push, ma per la realizzazione del chatbot serve altro. Quindi, diciamo, abbiamo realizzato con l'aiuto di aziende esterne il nostro chatbot provider. Abbiamo realizzato quindi un chatbot che si basa su che ha un buon dataset, una buona capacità di comprensione dell'italiano, che è, diciamo, uno degli aspetti più complessi che abbiamo notato nella realizzazione di chatbot. E questo chatbot si basa su Oracle Oda. Non so se qualcuno ha mai visto chatbot realizzati con Oracle. Un aspetto interessante di Oracle Oda è la possibilità quindi di andare a definire i decision set, i decision tree sulla loro, diciamo, applicazione, sul loro framework, associare un proprio dataset e dopodiché aprire un canale di comunicazione tra quindi Oracle e Gateway. Quindi praticamente noi abbiamo realizzato un protocollo di comunicazione tra il chatbot realizzato con Oda e il nostro gateway, in modo tale che tutta la comunicazione che ci arriva dall'utente via
WhatsApp viene inviata al gateway e tutta la comunicazione che il gateway, che il chat vuole inviare, ovviamente passa da noi e finisce all'utente finale. Abbiamo anche arricchito, ovviamente stiamo arricchendo la nostra soluzione con una piattaforma di machine learning in modo tale che tutte le conversation che vengono fatte contribuiscono ad arricchire il modello del linguaggio, in modo tale che sia sempre più semplice per il chatbot capire quello che l'utente dice. E un aspetto molto interessante è l'inserimento all'interno del nostro chatbot di un meccanismo di voice processing. Questo meccanismo si basa praticamente su un voice print che viene elaborato sulla voce dell'utente dopo un opportuno enrollment. Quindi l'utente fornisce su un'altra numerazione a parte dedicata, comunque su un altro canale messo a disposizione dalla banca, dei file audio in cui ad esempio, nel caso in cui la banca richieda autenticazione mediante il codice, lui questi file audio inserisce ad esempio numeri 1 a 9 da 0 a 9, e una volta addestrato a dovere e diciamo il sistema che noi abbiamo implementato non richiede un grandissimo addestramento, diciamo che bastano 5 o 6 file audio da 10 secondi l'uno, se il testo ovviamente è limitato, nel caso di numeri il testo è limitato, e il sistema è in grado di generare un voice print che è slegato completamente dall'audio dell'utente. Questo risponde alla domanda della privacy, che non viene scalfito in nessun modo perché noi non abbiamo memorizzato il file audio dell'utente, ma solamente una traccia, un dato raw binario che diciamo non significa nulla al di fuori del motore di voice processing. E quindi quello che succederà è che il chatbot, una volta che l'utente richiede un'operazione diciamo basata su autenticazione, ti dirà, chiederà alla banca, al backend della banca, un codice e ti dirà per autenticarti devi dire questo codice di 4 cifre. A quel punto il file audio registrato dall'utente via device arriva al nostro gateway, che mediante una chiamata al motore di voice processing ovviamente saprà innanzitutto se il codice detto è il codice corretto, ma saprà anche se la voce corrisponde all'utente che l'ha registrata. Ovviamente presenta questo meccanismo presenta delle caratteristiche molto avanzate, come ad esempio la capacità di distinguere tra una voce reale che parla al microfono del device e una voce registrata mandata in play sul device. In quanto tra i due scenari, diciamo, nell'analisi mancano proprio dei parametri che la voce ha, mentre una voce registrata non ha. E quindi diciamo siamo in grado anche di rispondere alla domanda: ma cosa succede se mi registrano e mi mandano in play? E diciamo che questo è quello che noi pensiamo di fare in questo POC. Ovviamente il tutto è arricchito col fatto che noi abbiamo, già lavorando con le principali, praticamente tutte le banche italiane, diciamo abbiamo la possibilità di comunicare con le banche, quindi diciamo di avere anche la possibilità di intavolare delle API di comunicazione con la banca stessa, quelle che la banca vuole mettere a disposizione per dare le risposte sulle chat. Grazie. Al 100% come altezza? Allora,
soprattutto se è una, diciamo che la tematica, diciamo, è complessa, nel senso ovviamente l'accuratezza, diciamo, è migliore più enrollment si fa, cioè più addestramento si fa. Però nei nostri, diciamo, nei nostri test abbiamo visto che comunque se ci si limita a un set, diciamo, di parole, quindi limitato, a quel punto il riconoscimento è molto più alto. E comunque è possibile anche andare, almeno nel nostro, con la nostra azienda partner, con il sistema di nostro sesso che noi stiamo utilizzando, è possibile anche andare a modificare il livello di sensibilità del motore in modo tale da rendere più difficile o meno difficile l'accesso, quindi magari diciamo, per le azioni che meritano una dedicazione pesante, diciamo, si usa quello, perché non si può usare anche un double step, una dedicazione a doppio step. Le test che abbiamo fatto registrando 5-6 file vocali, portando da 0 a 9 ma anche in ordine sparso, poi c'è un buon riconoscimento della voce anche pronunciando parole. E abbiamo anche provato a utilizzare dei file audio registrati e in quel caso invece il riconoscimento non è avvenuto, proprio per quello che diceva prima Mattia. Due domande collegate. La prima è, sì, ricordo che già un paio d'anni fa avevo visto che qualche banca cominciava con le passphrase, il riconoscimento biometrico combinato con una frase. In questo caso immagino che voi gestite anche gli aspetti che uno invece di dire 95348 dica 9358, 9358, tra le varie combinazioni che sono naturali. Dal punto di vista della domanda collegata, però, il fatto di iniziare una conversazione con una forma vocale mi ha fatto proprio pensare che io sono un migrante digitale, quindi uso WhatsApp secondo quello stile conversazionale dei vari sistemi di chat che su web le banche hanno realizzato, ma io penso ai miei figli, le generazioni nuove, native, usano gli emoticons, usano le registrazioni dei fragmenti di audio, usano abbreviazioni, quindi la conversazione del chatbot in questo contesto non rischia di essere o diretta a un certo tipo di utente tradizionale che alla fine rischia di usare un canale più convenzionale, dalla chiamata telefonica, visto che comunque deve autenticarsi, deve ricevere un sms, deve dare un numero, quindi non è così immediata, va o all'app della banca o al sito web in cui si attiva la chat, una delle tante integrata spesso col CMS ormai è possibile, o si aspetta di interagire secondo un modo quotidiano continuo di WhatsApp, ma che rispetto al chatbot tradizionale ha tutta una grammatica diversa da quella dell'italiano standard. Infatti l'obiettivo è proprio cercare di arrivare a quello, però adesso la tecnologia non è ancora così matura. Sicuramente l'analisi delle emoticon si può fare, si può introdurre, già ci stiamo pensando. E sul vocale, per ora WhatsApp non si presta come canale a questo. Intendo dire sì, registro sì, il messaggio sì, audio sì, esatto. Come lo fate per, no, per certo. L'autenticazione e in però modo tale che se sono sto guidando vocali come Alexa, come Google Home, allora a quel punto quello è il canale forse più giusto. È vero che le nuove leve utilizzano moltissimo i vocali, è anche vero che WhatsApp però è utilizzato da tutti. E qual è il punto d'entrata secondo noi? Che le app della banca hanno comunque una percentuale di download pari al 50% di utenza, non tutti hanno voglia di scaricare e poi comunque WhatsApp è qualcosa che hanno installato praticamente tutti, è molto più comodo utilizzare. Se tu puoi raggiungere la tua banca o anche non solo la banca,
risponderti direttamente perché noi ovviamente siamo, usufruiamo del servizio di aziende terze, ma diciamo che da quello che abbiamo visto sul campo di altri test e da quello che abbiamo visto anche dal punto di vista del voice print, quindi diciamo che è un'immagine alla fine binaria che condiviso dall'azienda con cui stiamo lavorando, abbiamo visto che c'è differenza, e la stessa cosa ci è stato detto proprio così, nel senso ci è stato presentato proprio in questa maniera, cioè proprio nell'analisi della voce mancano proprio dei parametri che dal microfono si captano, mentre dalla registrazione non ci sono. Io sto usando la registrazione, stesso microfono, registro stesse onde. Stessa onda l'ho presa, lo do input, dovrebbe essere la stessa. Però forse perché si aggiunge più rumore. Mi viene in mente che la registrazione probabilmente è stata fatta in digitale, quindi è un segnale compresso. Se fosse fatta con un nastro analogico, forse non ci sarebbe. Questa domanda non è però mandi un segnale già compresso e lo ricomprimi, sostanzialmente si perdono, come fare il transcoding del video, si vede che non è più buono come l'originale, però sull'audio è un'esperienza, non viene in mente questo. Una difficoltà che sicuramente c'è, non so perché abbiamo parlato con una marca che lo implementa sulle WAN, è quella di avere la registrazione su tanti canali, quindi la difficoltà è che uno ti chiama dal telefono fisso, nel loro caso, uno ti chiama dal telefono cellulare, uno ti chiama dal computer, su tutti i formati diversi, e quindi per loro fare il matching è molto più complicato. Invece noi pensiamo che su WhatsApp questa cosa, beh, è un canale unico, usa anche il computer, quindi sì, magari c'è un pochino più di variabilità, però in questo caso usando device diversi c'è più variabilità. Sì. Probabilmente anche il modo in cui una persona combina l'addizione delle singole quattro cifre, che vuol dire i 9.999 possibilità per prenotazione, è molto soggettiva, ma questo significa che avete bisogno di un set di training significativo non solo sulle singole cifre, ma anche sul modo in cui l'addizione di una cifra influenza la successiva. Chiaro che più training si fa, più accurato diventa. Un'ultima domanda e poi possiamo dire. Volevo sapere come, se oggi si volesse provare a, diciamo, appunto a fare le POC, cioè delle prove di integrazione con WhatsApp tramite dei chat. È possibile oggi farlo? Come è possibile farlo? E al momento l'utilizzo di WhatsApp API è riservato ai partecipanti del Crash Program. Noi facciamo parte del Crash Program, abilitiamo le aziende a farlo. Quindi l'azienda prende un use case, se è un use case interessante, l'ha provato a Facebook, non è che lo decidiamo noi, e ha tutte le caratteristiche e entra a far parte del POC, può fare un POC, può partire un progetto. Ok, grazie. Le prossime domande? Grazie.